riuscivo davvero più a immaginare quale ne sarebbe stato lo scopo. Scusi, quale sarebbe stato lo scopo della sincerità? Della sincerità? O della realtà? Perché, in effetti, io fui troppo vigliacca per andare a trovare mia sorella nel giugno del 1940. Non andai mai a Balham. Hai idea di cosa significa stare in prigione? Quindi la scena in cui confesso a loro è immaginaria. L'ho inventata. E infatti non sarebbe mai potuto accadere. Perché Robbie Turner morì di setticemia a Bray Dune il primo giugno del 1940, l'ultimo giorno dell'evacuazione. Addio, capo. Preparatevi! E io non ebbi mai la possibilità di chiarire le cose con mia sorella Cecilia, perché lei rimase uccisa il 15 ottobre del 1940 dalla bomba che distrusse le tubature del gas e dell'acqua sopra la stazione della metropolitana di Balham. Così, mia sorella e Robbie non riuscirono mai a passare del tempo insieme, come tanto avevano desiderato e meritato. E come da allora io ho... Come da allora io ho sempre sentito di aver impedito. Ma quale senso di speranza o di soddisfazione avrebbe avuto un lettore da un finale del genere? Così nel libro ho voluto dare a Robbie e a Cecilia quello che avevano perso nella vita. Mi piace pensare che non sia stata debolezza o evasione, ma un atto finale di gentilezza. Io ho restituito loro la giusta felicità.